Bentornati nel Fisio Show, puntata di sabato 31 ottobre 2020, dedicata al numero 3388 di Topolino. Siamo vicinissimi, arrivati alla notte di Halloween. Vabbè, ho dato di matto, ci stava in questo periodo qua, non si va a Lucca, Lucca non si fa dal vivo, tutto online, e quindi restiamo a casa, facciamoci una ragione, ma per fortuna che c'è questo numero di Topolino che ci ha tirato sul morale, ci ha fatto compagnia in questi giorni dove in teoria eravamo tutti quanti scorazzanti a far code, a strusciarci uno contro l'altro, a sudare, a bagnarci dalla pioggia, a prendere freddo, a non dormire, a mangiare come dei porci, fare la fine per gli autografi e spendere tantissimi soldi in quel di Lucca. Numero che vede una cover variant, ovviamente, che per l'occasione verrà distribuita solo in fumetteria o sul sito di Panini Comics, mentre la cover regular, quella che avete visto tutti, dedicata a X Music, il format, il talent musicale del Calisota, che fa da controparte alla versione del mondo reale di X Factor. Copertina realizzata in questo caso da Alessandro Perina e con i colori di Valeria Turati, dove vengono rappresentati, paperizzati tutti i personaggi del cast reale di X Factor, da Alessandro Cattelan in Quaquelan, poi abbiamo Manuel Agnelli, Manuel Lamb, abbiamo Emma Marrone, Emma Brown, abbiamo El Raton e il Paperon, e poi abbiamo il buon Mika, Mika Mouse. A proposito di Mika, è stato l'unico personaggio tra questi presenti ad aver già avuto una sua presenza sulle copertine di Topolino, anche se non in forma proprio paperizzata come vediamo in questa cover, però comunque il personaggio l'abbiamo già visto. Ma questa è stata l'occasione per lanciare questa collaborazione proprio con X Factor e dare un po' di visibilità al Topolino, giustamente, e che ci farà compagnia per ben 7 settimane, così come il talent in televisione. Quindi andranno a braccetto di settimana in settimana, noi seguiremo l'avventura, l'evolversi dell'avventura di Pietro Zemelo e di Alessandro Perina sulle pagine del settimanale, ed in questo numero abbiamo il prologo e il primo episodio. Ma parliamo poi della cover variant, che è proprio quella che andrò ad acquistare, l'ho prenotata ma non l'ho ancora ricevuta, che è opera di Fabio Celoni, dedicata in questo caso a Mister Vertigo, la storia di Marco Nucci, di Ottavio Panaro, presente anch'essa in questo numero. Meravigliosa, superlativa, splendida, rende proprio l'idea del tipo di storia, l'ambientazione, il tema di Halloween viene rispettato, si rispecchiano tutti i brividi, proprio si vive l'atmosfera che andremo poi a vivere sulle pagine proprio del settimanale in quasi tutte le storie, perché il tema ovviamente è quello di Halloween. Nonostante sia un numero che è nato per Lucca Comics, comunque cadendo proprio la notte di Halloween nel weekend, nel fine settimana, hanno preso la palla al balzo, giustamente direi. E non dimentichiamoci dei colori del Super Max Monteduro, perché è quel tocco in più che viene dato al disegno di Celoni, la colorazione è proprio azzeccatissima anche in questo caso, e la scelta di vedere e scegliere proprio questi due interpreti secondo me si è rivelata più che azzeccata, e magari l'occasione di rivedere più spesso il buon Celoni copertinista e il buon Max colorista, ma non ci dispiacerebbe nemmeno vederli poi durante le storie settimanali, giusto così per buttarla lì, eh. Ma siccome mi sono già dilungato troppo, però andava fatta questa premessa, questa introduzione a questa recensione che avrei voluto realizzare in quel di Lucca, come avvenne lo scorso anno, se ben ricordate, ero in mezzo allo stand tra il casino con la gente che mi passava davanti, però ho avuto la fortuna e l'emozione di poter registrare una video recensione settimanale proprio durante Lucca Comics. Ebbene, rieccoci a parlare del solito editoriale del direttore Bertani, che in questo caso è dedicato solo ad una singola storia e ad un autore in particolare. La storia è Sir Topleton e la sfida al grande bianco tra i ghiacci, opera di Sergio Cabella con i disegni di Paolo Mottura. Ed è proprio di Sergio Cabella che il direttore ci vuole raccontare qualcosa, perché magari ai lettori più giovani che si sono avvicinati solo adesso al Topolino il nome non è nuovo, però Sergio Cabella in passato ha realizzato diverse storie come autore,
ma lui nasce prevalentemente come disegnatore. Però a quanto pare questo progetto che aveva in cantiere, che aveva nel suo cassetto, è riuscito a farlo piacere e coinvolgere proprio il direttore Bertani, così che poi hanno sviscerato la trama, il soggetto, la sceneggiatura e siamo arrivati poi ad un risultato finale che vedremo tra due numeri, esattamente su 3390. E poi affidarlo, secondo me, a Paolo Mottura ha dato quel tocco in più che meritano queste storie. Il capitano Sir Topeton nient'altro è che il capitano Shackleton, tratta da una storia vera che ha vissuto insieme al suo equipaggio proprio in questa avventura. E vedremo un po' quello che ci regalerà Sergio Cabella ai testi in questa storia che si preannuncia molto curiosa e interessante. Ma andiamo di fretta perché ci sono ben 8 storie da commentare, 7 più un prologo. Comunque sia, fanno parte del numero e vanno comunque prese in considerazione. Partiamo subito con Topolino e l'incubo di Mister Vertigo, Marco Nucci ai testi, Ottavio Panaro ai disegni. Non più Fabrizio Petrossi come nella prima occasione, quando abbiamo conosciuto per la prima volta Mister Vertigo quest'estate, ma adesso vediamo un po' come se la caverà Ottavio Panaro, che comunque sia mantiene quel tratto classico del disegno che ci sta bene in questi gialli con Topolino protagonista. Dopo un breve riepilogo di quello che abbiamo visto, letto quest'estate nella prima apparizione di Mister Vertigo e come si sono avvicinate le cose, come è andata a finire, che cosa è successo, si ritorna con un Topolino non proprio convinto di aver portato a termine la sua missione e aver incastrato e aver fatto arrestare il vero colpevole di tutto l'ambaradam. Difatti nell'aria si respira di nuovo un po' di tensione, lo si vede anche nelle vignette che il buon Nucci ha fatto interpretare da Ottavio Panaro, con un Topolino molto pensieroso, preoccupato, ma anche tutti gli abitanti di Topolinia, compreso Pippo stesso, hanno dei sogni continui con questo personaggio con il cappuccio giallo e la spirale verde sul volto. E tutti si chiedono chi ci sia dietro questa maschera, questo cappuccio. E anche Topolino stesso è molto assillato. Anche lui comincia a fare dei sogni, ma diversi da quelli che fanno tutti quanti gli altri abitanti di Topolinia. Qui fa il suo esordio il dottor Castor, protagonista della trasmissione Segni e disegni dei sogni, che va in onda ogni giorno. Praticamente si registra da casa sua dal computer e trasmette via etere a tutti quanti, e chi vuole lo segue online, un po' come accade con le nostre live o con i miei video che registro da casa, poi li metto in onda quotidianamente, settimanalmente in questo caso, e voi li guardate e dite questo qua dice cose vere, no, questo qua dice cazzate, è un po' così. Nucci alterna situazioni comiche con un po' di satira, come giusto che sia nelle storie Disney, a situazioni palpitanti con un po' di pathos, si respira un po' di thriller nell'atmosfera e anche noi mentre leggiamo ci immergiamo nella lettura, viviamo in parte queste emozioni. Ritroviamo anche il mago Arkadin che abbiamo visto nella prima storia di Mister Vertigo e credo tornerà utile al buon Topolino durante l'evoluzione di questa nuova vicenda. E quindi Topolino torna ad indagare su Mister Vertigo perché è convinto che ci sia qualcun altro dietro tutta questa vicenda. E la storia, come potete immaginare, essendo suddivisa in due parti, si interrompe in un momento che ci fa un attimo lasciare con il fiato sospeso. Questo per invogliare il lettore a proseguire la lettura e che, posso dire anche a me, viene in voglia di andare avanti perché penso e spero ci sia un'evoluzione migliore rispetto a quella che abbiamo visto nella prima storia di quest'estate. Mi sono piaciute le vignette, quelle in mezzo alla nebbia con Topolino con le mani in tasca che cammina pensieroso, molto dubbioso, classica dei gialli che hanno reso celebre il topastro, e Nucci è riuscito a mantenere comunque l'attenzione per tutta la durata dell'episodio, cosa che non è sempre scontata, devo dirlo, e poi concludendosi in un modo che ci lascia lì in attesa degli sviluppi della prossima settimana. Quindi il giudizio ovviamente è rimandato la prossima settimana, anche se devo dire che questa prima parte mi è piaciuta abbastanza. Italici paperi, tutte le acque portano a Roma, quinto ed ultimo episodio.
Posso dire, finalmente, siamo giunti alla conclusione di questa avventura nella Roma repubblicana della famiglia dei Paperi, testi di Matteo Venerus e disegni di Emanuele Bacinelli. Ultimo episodio che rimane pressoché uguale a quello dei suoi precedenti. La storia va avanti, come si poteva immaginare, e che porta ad una conclusione che mi fa pensare a... Mannaggia a me, chi me l'ha fatta leggere fino a questo punto? Non ti arrabbiare, Matteo Venerus, non ce l'ho con te, una battuta. Anche se la storia non è proprio di mio gradimento, ma lo sai già, lo sapete già anche voi che state guardando. Però non è che devo dire per finta, è bellissima, mi è piaciuto un casino, mi stampo tutte le tavole, faccio i poster, la gigantografia di qualsiasi vignetta, anche se meriterebbe per i disegni, però... Non sono rimasto entusiasta proprio di tutto ciò, ma nonostante tutto, secondo me è un'operazione che funzionerà e sono certo che funzioni per un pubblico più giovane, anche se tante situazioni storiche si potevano sviscerare un po' di più e sfruttare un po' di più certi personaggi, perché c'è proprio una cozzaglia di tanti tanti personaggi, in ultimo Laschi che abbiamo visto in questo episodio finale, stiamo a guardare prima Dinamite Bla, nell'episodio precedente, giusto una vignetta, finisce lì. E poi la cosa che mi ha pesato più di tutte è la voglia di far a tutti i costi parlare il romanaccio ai personaggi, soprattutto ai Paperi. Ho visto anche poi Paperone a un certo punto parlare così, non ho letto, ho avuto un colpo al cuore, è durissima da digerire, però me ne sto facendo una ragione, ma giustamente devo dare un giudizio complessivo di tutta questa opera romana. E anche basta polenta, basta, perché se anche mi piace come piatto, come pietanza, però basta una papera che compare così all'infinito a offrire polenta. Adesso già che diventerà un meme come buongiorno a tutti, polenta per tutti. Quindi sapevi già cosa andavi incontro e ho servito su un piatto d'argento questa battuta, questo meme, lascio gratuito, senza copyright a chi vorrà utilizzarlo, perché penso verrà utilizzato ormai. Ma non vi spoilerò il finale, anche se mi ha lasciato un po' così, ma ormai credo siamo abituati a finali un po' di questo tipo. È stupido me che non ci ho pensato prima, ma speravo che almeno in questa occasione si finiva e basta. Ma non ho nient'altro da dire, cerco di capire, di spiegarmi un motivo per dire qualcos'altro, ma parlerei solo bene dei disegni di Bacci. Emanuele Bacinelli ha dimostrato un'enorme crescita in questi 5 episodi, ha sperimentato, ha avuto l'idea di utilizzare prospettive particolari, credo merito anche comunque di Matteo Venerus, l'ho già detto, perché è giusto così, perché è la verità, penso. E diciamo, vale la pena vedere e leggere questa storia soprattutto per i disegni, secondo me. Poi comunque la storia è quella, non è che si è inventato nulla di nuovo Matteo Venerus, non è che di sana pianta ha inventato lui l'acquedotto, tutte le cose varie, la conquista della Magna Grecia, bla bla bla, però è un argomento un po' ostico per me, però comunque sia, poi il giudizio lo danno i lettori, vedremo un po' se saranno più quelli favorevoli o quelli che... a cui è piaciuta di meno. Ed eccoci a X Music 2020. A sorpresa Pietro Zemelo ai testi e il buon Alessandro Perina poi ai disegni, giustamente perché lui è il re delle paperizzazioni e qui, vedendo tanti personaggi paperizzati, giustamente ha messo mano lui ai disegni. A differenza di X Music 2019 scritta da Bruno Enna, qua si sta più dietro le quinte. Vediamo Paperino che lavora per suo zio Paperone, che è quello che sta organizzando il tutto e quello che paga soprattutto il tutto, e l'avventura si svolge, come dicevo, dietro le quinte, con delle avventure tra Paperino Paperoga e zio Paperone, che interagiscono proprio con i giudici e il presentatore di Music, che sono poi quelli
della realtà di X Factor. Giovani speranze e il progo è sotto riflettori il titolo del primo episodio. Non riesco ancora a inquadrare bene dove voglia andare a parare Zemelo, perché e sono molto brevi, sia il prologo che il primo episodio non sono lunghissimi, e più che regalarci delle gag, un paperino che ha a che fare con suo cugino Paperò che combina disastri con le luci eccetera, la presenza anche di Archimede, Paperone che si incazza qua e là e gli corre appresso, non accade nient'altro di rilevante. Però giustamente devo attendere lo sviluppo della storia, perché poi è suddivisa in 7 episodi, quindi qualcosa sicuramente ci sarà da dire più avanti. Ora posso dire che come inizio purtroppo paga Dazio ad essere presente su un numero del genere con storie proprio di alto spessore come il Mistero Vertigo, come lo sono le successive dedicate ad Halloween, quindi passa leggermente in secondo piano, ma la partenza un po' soft in questo caso ci stava, penso. Ma eccoci a Paperoga, la passeggiata mostruosa. Marco Nucci ai testi, Gigi Cavenago e Lorenzo De Felici ai colori e ai disegni. Come si sono suddivisi il lavoro Cavenago e De Felici? Da quanto abbiamo appreso vedendo su Facebook le loro pubblicazioni, Lorenzo De Felici pare si sia dedicato alla realizzazione delle matite, quindi bianco e neri. E poi il buon Gigi Cavenago, con le chine, qualche modifica qua e là, e la colorazione, ha completato l'opera. Ma si vede sin da subito che i personaggi Disney che vediamo in questa storia non sono i classici personaggi Disney che vediamo tutti i giorni sulle pagine del settimanale. Questo perché Gigi Cavenago e Lorenzo De Felici sono la prima esperienza su Topolino, e arriva comunque da un mondo come Dylan Dog, come Orfani, con comunque personaggi umani, umanoidi, queste cose qua. E grazie al lavoro svolto a braccetto con Andrea Freccero, il coordinatore artistico, sono riusciti a realizzare questa breve storia a tema Halloween, che ci sta benissimo anche se i personaggi sono un po' sporchi, ma la rendono speciale, spettacolare sotto certi aspetti. È molto tetra, cupa, e Nucci ci ha messo del suo rendendola folle, straniante, distorsiva. Proprio durante la lettura ti accorgi che non si sta leggendo una storia normale di Topolino. Nulla di tutto ciò, soprattutto l'evoluzione che ha, e poi nella tavola in cui si viene a scoprire qualcosa che mai mi sarei immaginato di leggere proprio su Topolino. Dopo che abbiamo visto censure stupidissime per qualsiasi cosa, mi vedo poi questa cosa qua, dico wow ragazzi, che cosa avete fatto in così poche pagine? E sembra quasi di rivedere Bottaro, giusto per fare un nome, ma mi riferisco soprattutto al tipo di disegno, al tipo di colorazione particolarissima. Non lo so, un bellissimo esperimento, secondo me è riuscitissimo. E sono curioso di rivedere all'opera Cavenago e De Felici, o con Nucci o con qualche altro autore, per capire veramente quello che possono dare al Topolino, anche non tutte le settimane ovviamente, però un tot all'anno di storie io gliele concederei, per dare quel tocco di diversità e di pazzia che meritano giustamente i personaggi Disney. Paperino Instant Stories, le zucche di Halloween. Pietro Zemelo ai testi, Marco Mazzarella ai disegni. Allora, premessa velocissima. Queste storie nascono per essere pubblicate inizialmente sui social, quindi su Facebook e su Instagram, dove la fruizione è velocissima. Ci sono 3 vignette veloci da sfogliare, bene. Ci sono di più, la gente magari non sta lì a perderci tempo. La scelta di poi pubblicare successivamente il tutto unito, messo uno dietro l'altro sulle pagine del topo, secondo me ne risente parecchio, perché la lettura purtroppo risulta spezzettata e spezza troppo il ritmo, non si riesce ad avere una lettura lineare, continua, senza vedere quell'intoppo, buco mancante proprio, di
unione tra una piccola avventura e l'altra. E infatti ho incontrato proprio questi ostacoli durante la mia lettura. Nonostante avessi già letto qualche vignetta qua e là nei social prima di vedere la storia pubblicata sul Topolino, e lì non mi erano dispiaciute alcune vignette, le gag funzionavano, se durano 4 vignette finiscono lì e finisce lì e funziona benissimo, ok, ma qua no. Quindi secondo me non so quanto serva pubblicare poi anche sul Topolino una cosa del genere. Io la utilizzerei solamente proprio per le piattaforme social e basta, perché così fa perdere molto la storia e magari uno può dare un giudizio negativo quando poi c'è l'obiettivo di chi scrive e chi disegna è prevalentemente per le vignette brevi che vediamo poi pubblicate online. Pippo la cornamusa spettrale, Marco Nucci i testi, Fabio Celloni i disegni. Torna Celloni sul settimanale dopo più di un anno, l'ultima volta in coppia con Pietro Zemmelo, se non erro, in quella storia di Zippo Garone, il Klondike, che tanto ci era piaciuta all'epoca, e torna comunque a raccontare una storia a tema Halloween, quindi il suo disegno si sposa benissimo con quello che gli ha preparato Nucci, che gli ha steso praticamente un tappeto rosso tutto per lui, e qua si è scatenato, anche se la pagina del topo di queste dimensioni limita molto l'estro di Celloni e la sua mano che prende, va, disegna, si sfoga, è una figata, i disegni sono una figata, ma anche la storia in sé, anche qui breve, ci regala comunque qualcosa. E buon Marco Nucci ha ripescato anche un personaggio che forse non tutti hanno notato. E parlo del colonnello Bassett, che vediamo poi ad un certo punto, protagonista di Topolino e la Casa dei Fantasmi del 1936, Flood Gotterson, Ted Osborne, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, ha ripescato questo personaggio in una breve, ma che rende l'idea della storia. Si parla di fantasmi, giustamente tiri fuori dal cilindro un protagonista di quella storia meravigliosa che abbiamo letto. Dovete averla letta, non dovete dirmi ah, non l'ho mai letta, come faccio? Vi strozzo, perché è la base, una colonna portante del fumetto mondiale cazzolina. Comunque godetevela questa storia, disegni sono tanta roba, proprio i personaggi non sono i soliti perché sono travestiti da Halloween, però cioè, Celloni e Celloni. Qui Nucci è riuscito a scrivere un'altra piccola perla che si aggiunge al suo ormai curriculum che a breve compirà un anno, e per aver avuto anche 3 storie sullo stesso numero, solo Sio ci era riuscito, pensate un po', nonostante tutto. Forse l'hanno fatto fuori, vabbè, discorso a parte, però Nucci si è preso la palma di autore di questo numero con ben 3 storie, al pari di Pietro Zemmelo, anche se ha un prologo che lo mette un attimo sotto a Nucci. E quindi Nucciolino è il titolo di questo topo settimanale, perché ha sbaragliato la concorrenza, ma più che altro ha avuto modo di scrivere 3 storie diverse una dall'altra, con 3 interpreti, 4 diversi uno dall'altro, che però comunque hanno lasciato il loro segno positivo in tutti e 3 i casi. E chiudiamo con Detective di Donald Duck e lo scherzetto del dolcetto, storia di Stefano Ambrosio con i disegni di Luca Usai. Nel controfisico ho detto una cazzata, non è una storia di produzione danese, ma una storia per il mercato internazionale, un po' come è stato con Young Donald Duck, per dirne una. Ringrazio qua il buon Francesco Gerbaldone per la dritta, perché inavvertitamente davo per scontato fosse danese, ma così non è. Ed è una storia fuori dai canoni classici italiani, lo si vede già come sono strutturate un po' le tavole, le vignette. C'è un mashup con i personaggi di Topolino, con quelli di Paperopoli, Topolino e Pippo insieme a Paperino, così. Anche il disegno è meno, tra virgolette, curato, anche se Luca Usai ha fatto un egregio lavoro nonostante tutto. Non sto dicendo che fanno schifo, assolutamente, però si vede che è più leggero, ci sono meno dettagli nei disegni, ma la storia è incentrata proprio su Halloween
ed è una storia, tra virgolette, dell'orrore, del terrore, perché accade qualcosa di strano a Paperopoli, siamo tutti quanti ipnotizzati e con la necessità di portare, rubare solo dolcetti ai bambini, a chiunque ne possegga uno, e portarli al deposito di Paperone. Deposito che non contiene più le monete tanto amate e coccolate dal buon Paperone, ma solo dolcetti. Quello che poi andrete a vedere ha diversi punti di vista. Inizialmente sono rimasto un po' così, ho detto: oh mio Dio, cosa sto vedendo? Aiuto, fatemi uscire di casa, anche se non si può. Però poi, andando avanti con la lettura, la seconda parte mi ha un attimo, diciamo, gasato, facendomi venire voglia di andare avanti nella lettura, che terminerà la prossima settimana, perché questa è solo la prima parte. Quindi, insomma, ero partito veramente con freno a mano tirato, perché non mi sono quasi mai piaciute le storie di Ambrosio in generale, parlo in qualsiasi ambientazione, da uomo e tutte altre cose, molte cose le ho proprio zompate perché non fanno proprio per me. Però devo dire che in una storia di Halloween si può anche osare un po' di più, andare così fuori dai confini classici delle storie, e vediamo un po' dove andrà a parlare anche lui, se non svaccherà, se rimarrà comunque un po' contenuto portando a casa la pagnotta, vedremo, dai, solo il tempo ci dirà. Insomma, commentare 8 storie è dura, cioè non è facile. Ho cercato di fare meno spoiler in assoluto, però alcune cose dovevo dirle perché era necessario, tanto non erano grossi spoiler. Numero che, come dicevo, ci ha tenuto compagnia in questi giorni, e le storie, come quando accade in prossimità di grossi eventi, come in questo caso Lucca Comics, il numero è ricco, con nomi altisonanti, storie con i controcazzi e cose varie, che comunque portano avanti delle trame che andremo a vedere sviscerate nelle prossime settimane. E come sempre, fatemi sapere la vostra, se queste 8 storie vi sono piaciute, se sono troppe, o se ne volevate ancora di più, un topolino big al posto del Disney Big, che tanto nessuno compra. E poi soprattutto, se avete visto la mia live con Lucio Leoni di ieri pomeriggio, abbiamo chiacchierato un po', sono uscite cose interessanti, è un autore che secondo me meriterebbe ancora un suo piccolo spazio sul topo. E quello che ci hanno regalato la coppia Leoni Negrin è rimasto nel cuore di molti lettori, quindi chissà se tirar fuori una raccolta speciale delle loro storie o rivederli di nuovo in coppia, chi lo sa, sulle pagine settimanali. Boh, questo non spetta a me dirlo, però la speranza, come dico sempre, è l'ultima a morire. Beh ragazzi, siamo in chiusura, vi ho anche presentato l'ultima mia paperizzazione, opera del grande Bacci, Emanuele Bacinelli, che lo ringrazio infinitamente, continuerò a ringraziarlo per sempre per avermi regalato questa bellissima immagine che utilizzerò sempre per le mie live. Mi ha fatto anche più magro, mi piace la cosa che mi snellisce, mi dà più una fisionomia allungata, mi piace questo baffetto qua. Bene ragazzi, mi sono dilungato anche troppo, come sempre non dovevo, like se vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, forza, 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 dobbiamo aumentare, correre, correre, perché più siete, meglio è, più cose facciamo, perché c'è tanta carne al fuoco, il problema è il tempo, ovviamente, non potendomi spostare, c'era un progetto che era partito inizio anno e si è subito arenato a causa di questo maledetto virus, però sto cercando di deviare completamente rotta e presentare un nuovo progetto in coppia con una persona, poi verrete a scoprire col tempo, dopo che faremo le nostre prove, a breve spero di darvi qualche anticipazione in più. Per il resto ragazzi, fate i bravi, buon fine settimana, godetevi le ultime live di Lucca Comics Change e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!